Salve a tutti voi, in questo nuovo video parleremo delle lectine. Le lectine hanno la capacità di riconoscere un legame con la porzione dei carboidrati e dei glicoconiugati in modo selettivo e reversibile, senza modificare la struttura del glicano. La specificità dei carboidrati delle lectine distingue queste proteine dalle altre proteine. La parola lectin è ripresa da un verbo latino, leggere, che ha il significato di raccogliere o scegliere e fu coniata da Boyd e Shapley nel 1954. Le lectine sono state identificate sia in piante che in animali che in microrganismi viventi. L'esistenza del dominio di legame dei carboidrati, chiamato anche CRD, proposto come terminologia da Procopio nel 2007, è un fattore importante per le loro proprietà biologiche e per le loro future applicazioni anche in campo biomedico e biotecnologico. Più di un secolo fa, Stillmark nel 1888, studiando degli estratti dei semi di ricino, scoprì una sostanza che aveva la capacità di agglutinare globuli rossi. Chiamò questa sostanza ricina e definì questa capacità di emagglutinazione. Da quel momento a oggi sono state isolate migliaia di lectine da vari esseri viventi e studiate le loro interazioni con i vari tessuti. Se vi interessa vedremo in un successivo video. Successivamente, alla scoperta della ricina, fu osservato che alcune emaglutinine agglutinavano selettivamente i globuli rossi di un particolare gruppo sanguigno all'interno del sistema del gruppo AB0. Considero che quando fu scoperta la ricina il gruppo sanguigno ancora non era stato scoperto, perché dobbiamo aspettare il 1901. Un'altra lectina successiva, chiamata Albrin, fu isolata dai semi di Abrus precatorius da Boyd e collaboratori nel 1954, ma in questo margine di tempo dal 1888 al 1954 molti scienziati hanno studiato non soltanto le lectine, ma hanno documentato anche le interazioni di esse con vari tessuti del corpo e con gli antigeni del gruppo sanguigno. Qui tendo a sottolineare che l'antigeno del gruppo sanguigno è distribuito in vari tessuti, in particolar modo nell'apparato gastroenterico, ma non solo, ma anche nelle ghiandole salivari, nel pancreas, e nella vescica, nei reni e così via. E dunque questo apriva le porte a un danno organo specifico delle lectine se assunte per troppo tempo nell'alimentazione. Sebbene il termine lectina sia stato inizialmente introdotto per descrivere la proprietà di alcune proteine che hanno un legame selettivo con dei carboidrati e la loro capacità di agglutinare gli eritrociti, gli studi hanno successivamente dimostrato ulteriori informazioni su queste lectine, andando a trovare anche lectine che vanno a legare altre molecole non correlate col gruppo sanguigno. Nel 1995 Peumans e Van Damme, su varie osservazioni precedenti in ambito di ricerca, definirono che le lectine sono come qualsiasi proteina di deposito degli esseri viventi che possiede almeno un dominio non catalitico che si lega in modo reversibile a mono o oligosaccaridi specifici. Oltre alle lectine prodotte normalmente nella pianta, ve ne sono anche alcune prodotte in corso di stress, sia abiotico che biotico. In assenza di stress queste non vengono espresse e l'interazione di esse dipende da diversi ormoni vegetali che si incrociano fra di loro. Questa fu un'osservazione fatta nel 2008 da Babosha. Questo fa capire che lo stress di allevamento intensivo sia di piante che di animali può indurre molecole che normalmente non si esprimono nel loro corpo, che possono avere effetti dannosi sull'organismo umano. Le lectine vegetali sono state classificate in base alla loro specificità di legame a carboidrati, struttura molecolare, abbondanza e localizzazione subcellulare in diversi gruppi. Le merolectine hanno un unico dominio legante ai carboidrati e non hanno attività agglutinante. Le ololectine hanno due o più domini di legame dei carboidrati identici che legano zuccheri uguali o strutturalmente simili. Le ololectine hanno una struttura di o multivalente e hanno attività di agglutinazione. Le chimerolectine sono proteine di fusione per avere il dominio di legame dei carboidrati
fuso con altri domini cataliticamente attivi, perciò chimero, sono delle chimere proteiche. Le superlectine sono un tipo speciale di chimerolectine contenenti due o più domini leganti carboidrati fusi. Sulla base delle loro specificità di legame con i carboidrati, le lectine sono state classificate come vedete in questo schema. Tuttavia questa classificazione non fornisce il quadro completo della specificità dei carboidrati delle lectine, poiché alcune lectine riconoscono e si legano a strutture complesse di glicani. Oltre a legarsi ai carboidrati, le lectine, vegetali in particolar modo, sono anche in grado di legarsi con i ligandi non carboidratici, come l'otto anilino naftalene L-solfonato o ANS, identificato questo legame nel 1988 da Mylarik e Goldstein. Si possono legare alle porfirine oppure all'adenina. E con questo possiamo concludere questo video introduttivo all'argomento per far comprendere la vastità dell'argomento, e vedremo successivamente che vi sono lectine che legano specifici antigeni del gruppo sanguigno, e questi antigeni sono localizzati in specifici organi, e dunque un'infiammazione cronica si potrebbe esplicare anche a distanza, ma questa dipende anche dal livello e del grado di permeabilità intestinale, ovvero se l'intestino è molto pervio, cioè fa passare a un danno sulle giunzioni cellulari, sulle gap junction elevato, permette il passaggio di molecole che normalmente non passerebbero senza un controllo immunitario. Normalmente passa circa il 2%, mentre in condizioni di infiammazione si può arrivare anche al 20% o anche di più, dipende dal grado di malattia del tratto intestinale coinvolto. Questo per far capire che alla base dello stile AB0 esiste una documentata ricerca scientifica. Grazie per seguire questo canale, e se il video ti è piaciuto metti anche un like. Se non sei iscritto e ti interessi agli argomenti che tratto su questo canale, iscrivetevi. Grazie e al prossimo video.